In occasione dei 70 anni dalla legge 959 del 1953, istitutiva dei consorzi di bacino imbrifero montano, il consorzio BIM di Teramo ha organizzato il seminario La montagna che guarda al futuro, che si è tenuto nella sede della Proloco di Tottea di Crognaleto, con la partecipazione tra gli altri dello scrittore e conduttore televisivo appassionato di montagna Massimiliano Ossini. Era il dicembre del 1953 quando un gruppo di parlamentari, amici della montagna, animati da una visione strategica per una giusta politica di rilancio delle aree interne, presentarono il disegno di legge, trasmesso il 4 dicembre alla Presidenza del Senato, per modificare il testo unico del 1933 sulle acque e sugli impianti idroelettrici, e prevedere un equo ristoro derivante dallo sfruttamento della risorsa idroelettrica ai territori montani. Il 27 dicembre del 1953 la proposta diventava legge e venivano istituiti i consorzi BIM per amministrare i sovracanoni dovuti dai grandi concessionari e favorire il progresso socio-economico dei territori montani. Sì, il seminario era proprio attinente per illustrare quello che il BIM può fare, quello che il BIM può ottenere, quello che il BIM può dare ai territori della montagna. Veramente sono soddisfatto di questo seminario, sia per la partecipazione degli amministratori dei 26 comuni, Solo posti in piedi a Tottè. sì, e anche perché veramente abbiamo colto il segno, quello di informare, di formare anche gli amministratori della legge 959 che quest'anno ha compiuto 70 anni, anche perché molti non sanno neanche che cosa sono i sovraccanoni, cosa sono i BIM, per cui sono soddisfatto di questo e devo dire che molti spunti di riflessione sono emersi durante tutto l'incontro, grazie anche alla partecipazione di Massimiliano Ossini che può dare il là anche a qualche iniziativa in più, anche nazionale per noi. Relatori di grande prestigio che hanno portato un valore aggiunto alla discussione. Sì, abbiamo fatto un focus di tutto quello che sia la legge a livello tecnico, sia la legge a livello futuristico che può dare, e sia anche alle problematiche che questa legge ha portato ai territori. Ma questo è il frutto di un percorso sinergico che stiamo portando avanti nel consorzio e all'interno dei nostri sindaci che sono attori principali. Qual è il ruolo della FederBIM? Allora, la Federazione dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano nasce nel 1962 a Bergamo, proprio per mettere insieme il movimento in quel periodo tumultuoso dei consorzi BIM che si costituivano grazie alla legge del 1953. Fu una prima fase in cui furono disegnati tecnicamente i bacini e dopo all'interno di questi bacini si costituivano i consorzi e questi naturalmente avevano la necessità intanto di mettersi in rete fra loro per scambiarsi esperienze gestionali, capire bene come potevano intervenire sul territorio, perché le prerogative che hanno sono di straordinaria flessibilità e importanza anche rispetto alle rigidità, per esempio, della finanza pubblica tradizionale. E quindi era molto importante che si confrontassero fra di loro. Naturalmente questa esigenza c'è ancora oggi, perché come ho ricordato anche prima nel mio intervento, purtroppo l'esperienza dei consorzi ha preso piede molto bene nell'arco alpino. Infatti è stata dipinta un'Italia montanara divisa in due, da una parte zone montane del nord dove la gente vuole andare a vivere, dove trova tutti i servizi, e dall'altra parte le nostre montagne invece fanno proprio fatica e che si spopolano sempre di più. Naturalmente ci sono ragioni storiche e sociali molto profonde che non si possono banalizzare, no? L'esperienza dell'impero asburgico e prima ancora della Repubblica di Venezia e le grandi autonomie di cui godevano le aree montane in quei periodi per il fatto che fornivano la legna per le navi e quindi a loro venivano concesse speciali autonomie, quindi c'è una tradizione lunghissima di gestione dei beni comuni collettivamente. Non c'è stata un'esperienza feudale così pesante e così opprimente, e
C'è una demografia particolare che ha determinato condizioni per le quali le aggregazioni e la cooperazione territoriale, non solo, anche economica, è stata molto forte. Nel centro Italia e nel meridione queste cose sono molto, l'esperienza storica e sociale è molto diversa, quindi appunto questa cosa non si può banalizzare. Questo non vuol dire però che non debba essere sostenuta e rafforzata, e questa è una missione che noi come federazione abbiamo, perché è vero che noi, diciamo, agiamo come una forma di sindacato per i consorzi, ma è anche vero che nel nostro statuto c'è il supporto alla piena attuazione della legge 959, perché tutti ne devono godere, come è giusto che sia. E quindi è un lavoro che noi intendiamo fare è proprio mio. Certo, la federazione è mantenuta dai consorzi, quindi è chiaro che il grosso della nostra attività è concentrato a difenderli e a migliorare le condizioni del loro funzionamento. Però noi abbiamo un occhio, e su questo, nella dorsale appenninica, l'impegno deve essere ancora più forte, perché appunto la partecipazione dei comuni ai sovracanoni è a nostro avviso sconosciuta, ma molto molto ridotta rispetto al resto del paese, e questa è una missione che noi ci dobbiamo dare, e su questo però deve aiutarci anche il governo, la politica dello Stato centrale deve assolutamente darci una mano, perché l'attuazione di una legge così importante non è un problema solamente nostro, non è un problema solo dei beneficiari, è un problema anche dello Stato che la deve garantire. Qual è lo stato di salute delle montagne italiane? Diciamo che vorrei essere positivo, vorrei essere ottimista, anche perché lo sono. Io mi sono un po' battezzato come la rivoluzione gentile in televisione, quindi diciamo che sono sempre straordinariamente belle, sono maestre di vita, sono coloro che ti danno la possibilità di poterti rigenerare e di vivere e di non sopravvivere. Se poi dovessi mettere il termometro proprio nelle zone di montagna da nord a sud, purtroppo è un momento abbastanza difficile, si sta soffrendo, a livello demografico i figli non ci sono, la gente decide di partire, di lasciare, di abbandonare questi meravigliosi luoghi. La colpa ovviamente qual è? È il problema che non essendoci le strutture, non essendoci i servizi, i ragazzi stessi hanno necessità di doversi trasferire, di raggiungere i centri più importanti. Però ha dipinto un'Italia divisa in due, le montagne del nord più appetibili, magari molti scelgono di viverci proprio grazie alla presenza dei servizi, le montagne del centro come le nostre purtroppo invece che subiscono sempre di più lo spopolamento. Sì, perché comunque le montagne del nord hanno investito negli anni nel turismo, lo hanno sempre fatto, quindi già erano pronti ad avere comunque un bel flusso di persone sia internazionali che italiani. Quindi nel momento in cui hai il lavoro hai la possibilità di poter investire anche sulla comunità. Il centro Italia invece questo ha perso un treno, è vero che poi con il cambiamento climatico, se dovessimo pensare proprio agli sport invernali, qui noi nel centro andiamo a soffrire, ma proprio oggi dobbiamo avere la capacità però invece di dirottare andando verso un'altra direzione, la montagna slow, il passo lento che è continuo, cadenzato, il fatto di poter fare proprio delle scuole vicino ai centri abitati, ecco, quindi bisognerebbe proprio reinvestire e non pensare con la testa di 20 anni fa, perché in pochissimi anni è cambiato tutto, ma pensare con la testa tra 20 anni, quindi che cosa potranno desiderare i nostri figli. Sicuramente andremo verso una direzione in cui lavoreremo di meno giorni, perché tanto l'Europa sta andando verso quella direzione, e allora riuscire ad avere località di montagna interattive e quindi dare la possibilità almeno di quei 3 giorni, 4 giorni per far vivere i ragazzi.